Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Tra qualche settimana uscirà il sottotema della linea Lego City di quest'anno dedicato alla linea Jungle. Questo invece è il sottotema del 2014, Artico, ed è costituito in totale da ben 6 set più alcune polybag. Questi qui sono tutti quelli che ho io nella mia collezione. Sono il set 60032, che è costituito da questa slitta. Poi c'è il set quello più grande, il 60035, e poi c'è il 60034, che è questo piccolo cingolato artico. Manca ancora l'elicottero. Il set 60034, che se riesco vi faccio vedere. Poi insomma devo ancora acquistarlo. Eccolo qua, questa è tutta la serie. Questo ne ho aggiunto un altro set che è esclusivo, era esclusivo del Lego Shop. E poi delle polybag. Ecco, l'elicottero a cui faccio riferimento è questo. Bellissimo. Perfetto, questa è tutta la mia collezione Lego Arctic, che come vi dicevo è stato il sottotema della linea Lego City del 2014. Ok, andiamo a dare subito un'occhiata al 60032. Costituito da 44 pezzi e una singola minifigura. Eccola qua. Questa è una minifigura abbastanza generica, infatti, come potete vedere, è presente anche in altri set, con la stessa stampa sul torso e anche sui pantaloni. Guardate che bella, con dei ganci per potersi arrampicare insomma sul ghiaccio. Questo qui è lo stemma della linea, se si riesce a mettere a fuoco, eccolo qua, l'intera linea. Ciò che differenzia le varie minifigure è la stampa presente sul viso. Gli occhialini di colore arancio. Bellissima, e poi è presente come diciamo così, accessorio che rifinisce la minifigura questo cappuccio. Date, poi qui viene ripresa anche il pellicciotto che è presente proprio sul cappuccio. Perfetto, bellissimo. Ok, è presente quindi, come dicevo, questa moto slitta che traina un masso di ghiaccio. Ve lo faccio subito vedere, al cui interno è presente un cristallo. Sono quelli vecchi, i nuovi che abbiamo già visto nella linea Vulcano. Sul mio canale ho fatto già 3-4 recensioni di quella linea. I massi sono quelli vecchi, quelli invece nuovi si aprono qui in verticale e c'è un piccolo foro sulla parte superiore in modo da poter rompere, quindi. E quindi si aprono. Questi invece sono i modelli vecchi, sono comunque altrettanto belli. Guardate che forte l'effetto della luce. E il cristallo presente all'interno invece è di colore, guardate qua, argento. Molto 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 interessante. Ok, quindi la motoslitta è agganciata tramite questo pezzetto alla slitta presente sul retro, che appunto serve per trasportare poi il masso di ghiaccio. La motoslitta è davvero carina. Guardate che bella, davvero davvero bella. Presenta un adesivo, come vi dicevo, questo è il simbolo del no, chiedo scusa, questo non è un adesivo, no, è stampato. Avendolo costruito diverso tempo fa, insomma nel 2014, e non ricordavo questo piccolo particolare. Ok,
vedete che bella? Questi qua si possono ovviamente muovere a 360 gradi, ovviamente non verranno utilizzati così, però insomma, la slitta muovendosi sulla neve crea questo effetto. La parte invece posteriore è così, presenta due clip con degli accessori, un piccone da ghiaccio e un walkie-talkie. Bellissimo. La figura ovviamente può essere sistemata, pronta per la guida. Ecco qua. Niente male, niente male. Ok, qui poi ovviamente viene inserito e questa è la slitta. Ok ragazzi, per questo primo video della serie è tutto. Io come sempre vi invito a farmi sapere la vostra. Cosa ne pensate di questa linea che nuova per il canale in realtà è, come dicevo, di qualche anno. Lasciate quindi commenti e lasciate like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e buona costruzione a tutti. Al prossimo video.